Grazie alle sue caratteristiche di marchio attento al rapporto qualità-prezzo, senza però perdere di vista qualità costruttiva e innovazione, Fenimar è stata capace, anno dopo anno, stagione dopo stagione, di conquistare anche in Italia fette sempre più ampie di mercato, con una evoluzione continua e spaziando in tutte le tipologie di veicolo ricreazionale. La produzione 2022, forte di un'offerta che da due stagioni si è arricchita anche dei nuovi motorhome Amphitryon, si concentra non tanto in cambiamenti decisi, eccezion fatta per l'adozione della meccanica del nuovo Fiat Ducato, quanto invece in evoluzioni e aggiornamenti mirati. E questo già a partire proprio dagli integrali della casa iberica, che si arricchiscono di tre nuovi modelli, due completamente inediti e uno che rappresenta lo step evolutivo di una variante già presente a catalogo. Completamente nuovo, ad esempio, è il compatto Amphitryon 983, che riprendendo un concetto abitativo già utilizzato con successo nella gamma Tessoro, propone un layout non inedito ma piuttosto originale. Ha una parte anteriore caratterizzata da un grande e arioso soggiorno con semidinetta L e divanetto laterale, corrisponde una zona centrale con cucina ben sviluppata, affiancata dal frigorifero a colonna e bagno dotato di doccia separata. In coda è presente un ampio armadio a tutta larghezza in posizione rialzata, sotto al quale si sviluppa un gavone garage oppure, in alternativa, si rende disponibile un comodo letto singolo. Altra novità è rappresentata dal modello 961, che offre la zona notte con letti gemelli in una lunghezza entro i 7 metri, mentre il 998 adotta una diversa configurazione della zona bagno, ora di tipo passante con doppia porta di separazione. Di evoluzione si può parlare per l'inedito Tessoro 488. Il nuovo profilato della gamma Benimar su meccanica Ford Transit riprende il concetto abitativo del precedente Tessoro 487. Grande e arioso soggiorno con lunghi divani contrapposti, sopra il quale è collocato il letto basculante a movimentazione elettrica. Zona centrale con mobile cucina a L rovesciata e frigorifero a colonna contrapposto. E parete di coda occupata interamente dal grande vano toilette con doccia separata e cabina armadio sopra un buon gavone garage. L'aggiornamento si concentra proprio nel bagno, dove il lavabo passa in zona centrale per migliorarne ergonomia e fruibilità. Altra novità è rappresentata dal mansardato Sport 340 su meccanica Ford Transit, una sigla già presente nell'offerta Benimar, che qui identifica un veicolo dotato di zona posteriore con letto matrimoniale trasversale ad altezza variabile, sormontato da un letto basculante singolo ad azionamento elettrico. La gamma di profilati Mileo si presenta alla nuova stagione senza modifiche, eccezion fatta per la nuova grafica esterna, comune anche ai motorhome Amphitryon. 7 i modelli 2022, tra i quali spicca il noto e apprezzato 261, forte di un layout che ottimizza la disposizione con letti gemelli e gavone garage in una lunghezza entro i 7 metri. Ovviamente beneficia dell'adozione della meccanica del nuovo Fiat Ducato e della possibilità, comune ai veicoli in gamma con la base meccanica torinese, di poter adottare tre livelli di allestimento. Ai vertici delle dotazioni si colloca il completissimo pack North Auto Cup, comprensivo tra l'altro di motorizzazione da 160 cavalli con cambio automatico. Confermatissima infine anche la gamma di furgonati Benivan, con ben 7 varianti, tra le quali le tre siglate UP. La gamma standard si avvale anch'essa della pregiata configurazione opzionale North Auto Cup. Tra i modelli best seller della gamma si distingue il B120, che in una lunghezza di 599 cm propone due letti matrimoniali a castello in coda, che permettono di avere quattro posti letto fissi sempre pronti.